Pace e bene a tutti. Pace e bene. Buona festa di Sant'Antonio. Grazie. Sant'Antonio vissuti solo 36 anni, un uomo che si è lasciato incendiare dall'amore di Dio e si è consumato come una candela, portando la sua luce, come abbiamo sentito nel Vangelo, per le strade d'Italia, della Francia, incendiato d'amore per Dio e per gli altri. Allora, guardando ai santi, falliremo il bersaglio se non chiediamo innanzitutto al Signore di alimentare in noi il desiderio di diventare santi. Perché un rischio che noi corriamo è pensare che la santità non sia qualcosa per noi, che sia troppo difficile. Oppure pensare che Dio ha amato in modo particolare Antonio, a me ama molto meno. Non è così. Dio ci ama e vi ama tutti esattamente come ha amato Sant'Antonio. Vedete, il sole, diceva Sant'Agostino, brilla su tutte le case, ma entra dove gli si apre. Allora, se guardiamo a Lui, vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti a raggiungere il cielo, perché se non viviamo per essere santi, per cosa stiamo vivendo? Cioè, per cosa vivi tu? Per arrivare alla pensione? Per sistemare i figli? Per morire in buona salute? Tutte cose, per carità, buone, ma troppo poco. Se non stiamo vivendo come la nostra vita, come un cammino verso la pienezza, verso la santità, stiamo vivendo per troppo poco. E Santa Teresa Benedetta della Croce diceva che alla fine di questa vita il rimpianto più grande sarà quello di non essere morti santi, di non aver veramente conosciuto l'amore di Dio, di non averlo cioè lasciato entrare nella nostra vita, in una parola, di non aver imparato ad amare. Allora, dato che il cammino che abbiamo fatto in questa tredicina è stato proprio un cammino sull'inno alla carità, adesso, per portarci tre cose concrete a casa dalla liturgia di oggi, ho chiesto aiuto a Sant'Antonio. Cioè, ho pensato stamattina, quando pensavo alla liturgia di oggi, è nato nel cuore il desiderio di fare l'omelia insieme a lui. Non sono impazzito, semplicemente userò le sue parole e proviamo a lavorare in squadra. Così da portare a casa tre punti che ci aiutino per alimentare il nostro cammino di vita cristiana e camminare verso il cielo. Tre punti semplici ma fondamentali. Allora, Sant'Antonio parlava dell'importanza di nutrirci a tre mense. Io semplifico e vi dico l'importanza di nutrirci e portare nel cuore tre P. Ok? La parola, il pane e la penitenza. Allora, la prima, se vogliamo crescere e camminare veramente verso il cielo, abbiamo bisogno di nutrirci alla mensa della parola. Sant'Antonio diceva la mensa della dottrina per imparare a distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Qui abbiamo la parola di Dio, l'insegnamento della Chiesa, per vivere una vita da persone sapienti. Avete sentito la prima lettura, che bella, dove si parla di quest'anelito alla sapienza, l'ho desiderata più dell'oro e dell'argento. Cioè, cos'è la cosa più preziosa, importante nella vita? Imparare a distinguere veramente ciò che è bene da ciò che è male, per non vivere in modo insipiente, sciatto, banale. Allora noi abbiamo bisogno di nutrirci della parola del buon Dio. Quante parole ingoiamo ogni giorno, che leggiamo sui social, che sentiamo alla TV, ma una è la parola che davvero è capace di nutrire il nostro cuore e orientare la nostra coscienza, è la parola di Dio. Allora, andando nel concreto, ripartendo dalla tredicina, che bello se nei vostri minuti di preghiera personale che consacrate alla preghiera vi ritagliaste un tempo per pregare con il Vangelo del giorno. Ci sono tanti sussidi anche che aiutano a meditare, anche noi ne proponiamo uno, proprio per aiutare a stare sulla parola di Dio e non leggerla come un romanzo della serie la so, questa parabola la so. Non è questo. Quando la leggiamo è chiederci sì cosa vuol dire, ma cosa dice a me, alla mia vita? E io cosa rispondo a questa parola perché si faccia carne in me? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di nutrirci per non essere, come ci ha detto San Paolo, come dei fanciulli sballottati qui e lì da ogni vento di dottrina. Allora, la prima mensa di cui abbiamo bisogno
è la mensa della parola. La seconda mensa della quale abbiamo bisogno è la mensa del pane eucaristico. Sant'Antonio diceva così: la mensa eucaristica, per credere con fermezza, per accostarci con devozione e ricevere il corpo di Cristo dopo profonda riflessione. Fratelli e sorelle, noi tutti abbiamo fame, ma non solo fame di cibo, abbiamo una fame d'amore, una fame di vita. E se manca Dio, noi cercheremo sempre di riempire la nostra vita con tante cose, attaccando il nostro cuore a tante cose, assolutizzandone tante, ma nulla potrà mai saziarci. Perché? Perché, come diceva Santa Teresa, solo Dio sazia. Allora, che bello se nel ripartire ogni domenica consacriamo il nostro tempo per lasciarci nutrire dal Signore, che ci ama così tanto e ci ha cuore così tanto, che per amor nostro l'infinito, l'onnipotente, si fa piccino, nascondendosi sotto poca apparenza di pane, per dire: io voglio stare con te, in te, infondere in te il mio amore e renderti capace di amare e di portare il peso della tua vita. Allora, la seconda mensa è la mensa del pane. Quindi la prima mensa per capire cosa significa amare, la seconda per avere la grazia di amare, e la terza, e ci abbiamo a concludere, la terza P. Sant'Antonio parlava della mensa della penitenza. E che roba è? Ve lo faccio dire da lui. La mensa della penitenza serve per suscitare il dispiacere dei peccati commessi, anche di omissione, confessare le nostre colpe, precisando le circostanze, per riparare il danno arrecato, per restituire ciò che è stato illecitamente tolto, per elargire le cose proprie a chi è nel bisogno. Allora potremmo dire che qui abbiamo la confessione e il cammino di conversione. Anzitutto Sant'Antonio ci ricorda l'importanza della confessione. In questi giorni abbiamo avuto la grazia di vedere tanti che si sono riavvicinati a questo sacramento che realmente guarisce la nostra anima. Sentite che parole belle usava sempre Sant'Antonio. Se rechi ingiuria a un fanciullo, se lo provochi con brutte parole, o addirittura se arrivassi a percuoterlo, ma poi gli mostri e gli offri un fiore, egli dimentica subito l'offesa, depone l'ira e corre ad abbracciarti. Similmente, se hai offeso Cristo peccando o gli hai inflitto qualche ingiuria, se gli offri il fiore del pentimento, non ricorda più la tua offesa, ti perdona la colpa e corre ad abbracciarti e a baciarti. Che bello, allora non stancarci mai di ritornare a questo abbraccio, a questo bacio di Dio che realmente libera il nostro cuore e ci ricorda Sant'Antonio, imparare a riparare ai danni che facciamo e a dare ciò che abbiamo a chi è nel bisogno. E qui c'è il nostro cammino di conversione. Sant'Antonio, oltre ad avere parole così dolci e belle, aveva parole anche molto forti. Sant'Antonio non poteva sopportare le ingiustizie e in particolare, quando frustava i vizi del suo tempo, non ne poteva sopportare due: l'avarizia e l'usura. E apro una parentesi, soprattutto con l'avarizia non diamo per scontato di non esserlo, perché in linea di principio siamo tutti generosi, però bisognerebbe vedere poi i fatti. Sant'Antonio diceva così: gli avari sono torchi che schiacciano i poveri, gli usurai sono delle sanguisughe che odorano di marcio. E ne distingueva tre categorie: ci sono i nascosti, che strisciano come le bisce, in numero infinito, che rapinano e divorano, tra parentesi, prestano cioè denaro e lo richiedono con interessi altissimi, minacciando e maltrattando chi non riesce a restituire. Vi sono poi i pubblici, che fingono moderazione per sembrare misericordiosi. E infine vi sono gli sfacciati, i perfidi, che alla luce del sole in piazza lo fanno l'usura come professione. Sentite cosa arrivava a dire: questi il diavolo se li prenda per l'eterna dannazione. Pensate quanto era duro Sant'Antonio.
La sua non era una condanna senza appello, ma voleva muovere in tutti i modi i cuori a salvezza. Allora chissà, magari qualcuno che ascolta potrebbe essere imbrigliato in tutto questo. Oggi è l'occasione che il Signore dà per salvarsi. Forse non ci riguarda, però ognuno di noi vive le sue lotte, vive le sue fatiche, ha i suoi talloni da Achille, cade nei suoi peccati ricorrenti e a volte è scoraggiato. Ecco, nel nome del Signore non vi scoraggiate. Lui è sempre vicino, ci rialza sempre e sa fare anche delle nostre cadute delle occasioni per crescere, sa fare anche dei nostri limiti delle occasioni per imparare ad avere misericordia con noi e con gli altri. Allora, cari fratelli e sorelle, chiediamo davvero a Sant'Antonio che accenda in noi il desiderio del cielo e, concludendo con le sue stesse parole, o dolce Gesù, che cosa è più dolce di te? Dolce il tuo ricordo, più del miele e di tutte le altre dolcezze. Il tuo nome è nome di dolcezza, nome di salvezza. Tu ci hai dato l'inizio della dolcezza, cioè la fede. Donaci anche la speranza e la carità, affinché, vivendo e morendo di esse, meritiamo di arrivare a te. Per le preghiere della Madre tua, concedici questo, tu, che sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.